Ma io intanto vorrei iniziare con, insomma, fare una considerazione. Non c'è nessuna volontà politica in questo paese per riconoscere le minoranze rom e sinti in Italia. L'ha dichiarato anche il governo italiano, che alle raccomandazioni dell'ONU ha detto, su questa raccomandazione, ha detto di no. Invece penso che sia una cosa, il riconoscimento è una cosa urgente e necessaria. Tutti gli interventi dei rom e dei sinti che abbiamo sentito in questi tre giorni lo dicono, e faccio un ragionamento esattamente opposto. Cioè, io penso che riconoscere la minoranza ai rom e ai sinti in Italia sarebbe un primo passo verso il cessare la discriminazione e il pregiudizio nei nostri confronti. Penso che facendo riconoscere la nostra cultura e la nostra identità possiamo pian piano costruire la conoscenza, possiamo pian piano costruire l'interazione tra le culture, tra le culture diverse. Non è semplicemente necessario un atto simbolico da parte dello Stato italiano, cioè se io Stato ti riconosco, ti rispetto e non ti discrimino, non faccio le leggi speciali per zingari, non ti sgombero senza alternative, ma se ci serve un qualcosa che possa cambiare le cose materiali delle condizioni dei rom e dei sinti in questo paese. A Milano, per esempio, non so, diciamo, non ci potrebbero essere più i cartelli divieto di sosta ai nomadi. Noi a Milano abbiamo il problema della chiusura di 4 campi, riguardano 1000 persone, e noi siamo stati costretti stamattina di fare una conferenza stampa con la Federazione Rom e Sinti insieme agli abitanti di questi 4 campi, per costringere o cercare di costringere le autorità locali di essere considerati delle persone che hanno il titolo di parlare per il proprio destino. Cioè, su il destino di 1000 persone bisogna parlare con quelle 1000 persone, sul futuro di quelle 1000 persone. Se ci fosse un riconoscimento dei rom e dei sinti in questo Stato, non potrebbe accadere. Avremo il titolo per poter parlare delle cose che ci riguardano. E dunque io ho sentito diverse posizioni per quanto riguarda una legge ad hoc o la legge 482, allargamento alla legge 482. Io penso, ci sono delle persone che pensano, gli esperti che pensano, che c'è pericolo reale che una legge ad hoc si trasformi in un gigantesco patto di legalità e di socialità. Io devo dire che non condivido questa opinione, perché in Italia ogni legge di Stato deve rispettare la Costituzione e il quadro legislativo europeo. Anzi, io penso che potrebbe aiutare di superare quella nefandezza giuridica che, per esempio, sono il patto di legalità e di socialità, che è il regolamento nei campi nomadi, perché sapete che a Milano, dove stiamo, anche a Roma, a Napoli, ci sono delle persone che vivono nei campi, sono regolari, non possono avere gli ospiti dopo le 22 di sera, non possono ospitare nessuno neanche per una notte nel loro container, non possono fare le feste di matrimonio. Io penso che un riconoscimento, cioè un riconoscimento non soltanto simbolico, potrebbe aiutarci per superare queste cose. Questo convegno è importantissimo perché affronta anche questo argomento, infatti io ringrazio gli organizzatori, e penso che prima di decidere se si vuole un allargamento della legge 482 o si vuole una legge apposta, bisogna porre alcune questioni. Cioè, prima non bisogna avere il pregiudizio e nessuna visione attraverso l'ideologia nei confronti di una legge
apposta per i Rom, per i Sinti. Bisogna forse avere l'umiltà di tenere una porta aperta e fare un dibattito. Forse noi adesso lo stiamo facendo, siccome di noi, dei Rom e dei Sinti, non c'è neanche un giurista, non siamo in grado di valutare quali sarebbero veramente, realmente i risultati sia di un'ipotesi che dell'altra. E dunque quello che noi chiediamo è di capire molto bene, di approfondire molto bene cosa comporterebbero entrambe cose, cioè che questo dibattito continui in modo, insomma, dire, entrare proprio nel merito per poter poi decidere tra noi Rom e Sinti cosa chiedere. Grazie. Allora, io